PD chiede le dimissioni dell'assessore e senatrice Lega Tiziana Nisini dopo l'emendamento approvato al Senato che congela i 18 milioni spettanti ad Arezzo per il bando periferie degradate, richiesta però rimandata al mittente dal sindaco Ghinelli. Anch'io ho sempre chiesto a Babbo Natale una Ferrari, ma non mi è mai arrivata. È una richiesta che posso anche capire che la facciano, ma alla quale il sindaco assolutamente non darà seguito, perché l'assessore Nisini è proprio colei che mi metterà in condizioni a settembre di poter discutere il caso Arezzo, perché è un caso il nostro. Nonostante noi fossimo nella seconda tranche di ammessi al finanziamento, abbiamo rispettato i tempi come i primi. E quindi noi oggi siamo nelle stesse condizioni dei primi 24 comuni. Non c'è motivo per il quale il governo non ci possa garantire, perlomeno al Comune di Arezzo e gli altri comuni che sono nelle condizioni del Comune di Arezzo, un finanziamento già nel 2018 e non una posposizione al 2020. Quindi è Nisini che mi sta aiutando in questo, ci mancherebbe altro che io la silurassi. E poi è brava e è leale, quindi non si tocca. Non prendiamo quel voto come una posizione contraria a questa e alle città che ne potrebbero subire un danno. È un voto politico che in quella sede è stato così espresso. C'è la seconda lettura alla Camera che sicuramente, a mio avviso, porterà dei cambiamenti. Peccato sia stata scelta la data dell'11 settembre, quanto mai infausta per discutere cose importanti. Ma c'è preoccupazione anche per i lavori che avevate pianificato? Noi stiamo andando avanti. In questo mese è un po' tutto rallentato, meno che il Consiglio Comunale. E, ripeto, i primi settembre saremo in grado di sapere su che cosa si può esattamente contare. Di certo il 20% di anticipazione che abbiamo già chiesto, a quello non ci rinuncio, su quello io vado avanti anche per le vie legali, se fosse necessario, spero di no. Il problema è che sono stati assegnati dei fondi dal governo precedente, fondi che sono bloccati da una sentenza della Corte Costituzionale che peraltro li rende illegittimi, per cui non possono essere utilizzati. E al di là dei primi 24 che erano stati premiati con la prima tranche di fondi perché erano stati condivisi con la regione in quanto di competenza regionale, la seconda tranche di fondi è stata fatta cadere a pioggia a quelli che non erano stati premiati inizialmente. Il governo si è impegnato a sbloccare, a utilizzare questi fondi mettendoli a garanzia dell'avanzo di bilancio dei comuni, di tutti i comuni che hanno un avanzo di bilancio, per far sì che possano portare avanti i bandi. Questo non risolve la situazione d'Arezzo perché i fondi assegnati erano tanti, però la situazione di Arezzo, visto che è particolare, che i lavori sono già partiti, alcuni sono già finiti, per cui delle risorse del comune sono state già spese, è in valutazione del governo per trovare una soluzione ed evitare che Arezzo ci rimetta. Il governo Movimento 5 Stelle Lega ha tolto a questa città 17 milioni di euro. L'ha tolto con un emendamento in Senato in cui sostanzialmente si dice Arezzo ha perso quel bando, non doveva accedere a quei finanziamenti, quindi è giusto che gli vengano tolti. L'assessore Nisini ha votato quell'emendamento che mette in ginocchio la città, perché adesso noi non abbiamo più un'opera pubblica in programma, dovesse andare avanti il mille proroghe in quel modo, quindi adesso noi ci troviamo un assessore che fa il senatore che vota contro gli interessi della città. Il minimo era chiedere le dimissioni. Tiziana Nisini dice che l'emendamento è stato presentato e votato, intanto dice da tutta l'Aula, quindi anche dal PD. Di là di quello che fa il PD, che è all'opposizione, e io onestamente, come dire, faccio il consigliere comunale di Arezzo e dovrei tutelare gli interessi di Arezzo. Lei fa l'assessore al Comune di Arezzo ed è anche parlamentare ed è senatore e ha votato. Quindi non è che possono chiedere dimissioni agli assessori. Io l'avrei chiesto le dimissioni agli assessori del PD se fosse fatto anche il senatore.